C'è una creatura nelle profondità dell'oceano alla ricerca di prede che renderebbe fiero persino Dracula. Esiste da prima ancora che i dinosauri camminassero sulla Terra. Non ha ossa né mandibole, ma ciò non impedisce a questo vampiro subacqueo di cacciare. Si dice che abbia tolto la vita a Enrico I d'Inghilterra. Il nome di questo parassita simile a un'anguilla è Lampreda del Pacifico. Il monarca inglese amava così tanto questo pesce che sfidava i medici che gli ordinavano di smettere di mangiare la carne di Lampreda. Ogni volta che mangiava il pesce appiccicoso originale si ammalava. Ma l'assenza di ossa e il fatto che questa Lampreda assomigliasse al gusto di una bistecca cotta lentamente facevano innamorare definitivamente il sovrano di questo pesce. Le conseguenze di questo amore furono il raffreddamento nel suo corpo invecchiato, una forte sudorazione e altri sintomi spaventosi, che alla fine gli costarono la vita e interruppero i suoi 35 anni di regno. La Lampreda è molto più resistente alla sopravvivenza, avendo superato almeno 4 estinzioni di massa. I suoi antichi antenati si sono evoluti oltre 450 milioni di anni fa. Esistono circa 40 specie viventi di Lamprede, che continuano a prosperare in tutto il mondo. La Lampreda del Pacifico è solo una di queste. Queste creature hanno la cartilagine invece delle ossa e un terzo occhio che è un organo speciale sensibile alla luce sulla parte superiore delle loro teste. Invece di una mascella normale, possiedono una bocca avventosa circondata da denti. È perfetta per aggrapparsi alla preda e succhiare i fluidi corporei come vampiri sottomarini. Una volta scelta la vittima, la Lampreda del Pacifico la fissa con una tenuta quasi impossibile da rompere. Gli scienziati credono che le lamprede non si nutrano di carne. Le femmine di lampreda depongono fino a 200.000 uova in nidi che rimangono in acqua dolce per 3 o 4 settimane. Una volta schiuse le larve, si insabbiano nel sedimento e rimangono sotto la sabbia anche fino a un decennio. Quando raggiungono l'adolescenza, questi piccoli Dracula riemergono e migrano dalle acque dolci fino all'Oceano Pacifico. Questo viaggio non è dei più facili e comporta alcune modifiche al loro aspetto e alla loro fisiologia per adattarsi al grande cambiamento di salinità. Dopo diversi anni ritornano in acqua dolce per riprodursi. Le lamprede del Pacifico possono usare indizi chimici rilasciati dai loro simili in migrazione larvale per trovare la strada. Possono viaggiare per centinaia di miglia verso l'interno per trovare il luogo perfetto per la riproduzione e l'allevamento. Non è sempre lo stesso posto in cui si sono riprodotte. Molte specie di uccelli, mammiferi e altri pesci possono apprezzare la carne grassa della lampreda. Questo le rende alcuni dei giocatori più preziosi negli ecosistemi di acqua dolce e marini. Un altro tipo di lampreda, la lampreda marina, è originaria dell'Oceano Atlantico. Non è così pericolosa quando si trova nel suo ambiente naturale, ma una volta che raggiunge i grandi laghi, diventa una vera minaccia per le 4 specie locali di lampreda. La lampreda marina è fino a 4 volte più grande delle specie lacustri. Ha cibo illimitato e luoghi di riproduzione, e non ha predatori naturali qui, quindi diventa arrogante. Secerne un enzima che impedisce la coagulazione del sangue. Una volta attaccatosi a un pesce ignaro, trascorre i mesi successivi nutrendosi di esso. E anche se il pesce riesce a liberarsi della lampreda, non gli rimane molto da vivere, a causa del segno che il predatore lascia dietro di sé. Le lamprede marine non sono interessate agli esseri umani, ma possono attaccarsi accidentalmente a un nuotatore. Non sarà letale, ma non è una sensazione piacevole, e sarà necessario disinfettare il punto d'impatto. La medusa scatola australiana sembra innocua, ma è considerata l'animale marino più velenoso. A differenza di altri tipi di meduse che galleggiano seguendo la corrente, questa creatura può raggiungere una velocità impressionante e scegliere la propria direzione. Ha tentacoli ricoperti di piccole frecce caricate di veleno. Le persone e gli animali che hanno la sfortuna di entrare in contatto con quei tentacoli si trovano ad affrontare conseguenze spaventose e talvolta addirittura fatali in pochi minuti. Prima di decidere di non fare più ritorno all'oceano, dovresti sapere che solo poche delle circa 50 specie esistenti di meduse scatola possiedono un veleno letale per gli esseri umani. Esistono alcune specie meno pericolose che vivono nelle calde acque costiere di tutto il mondo. E quelle più pericolose si trovano nella regione Indo-Pacifico e nel nord dell'Australia.
un polpo ad anelli blu sfoggia un colore psichedelico caratteristico e la capacità di togliere la vita. Questo apparentemente grazioso mostro marino ama trascorrere il suo tempo sul fondo sabbioso morbido o nelle pozze di marea basse e nelle barriere coralline. Di solito si nasconde nelle crepe sottomarine, tra conchiglie o detriti. Se lo disturbi, il polpo attiverà i suoi piccoli organi cangianti e mostrerà i suoi anelli blu come segnale di avvertimento. Il prossimo passo sarà rilasciare un veleno 1000 volte più potente del cianuro. Questo veleno è più tossico di quello dei mammiferi terrestri. Il polpo lo utilizza normalmente per cacciare granchi, gamberetti e piccoli pesci, beccandoli e paralizzandoli. Non esiste un antidoto noto per questo veleno. Quindi, se mai dovessi vedere questa creatura marina, la cosa migliore che puoi fare è stare alla larga. Morde senza causare dolore, quindi potresti accorgertene quando è troppo tardi. La buona notizia è che non è aggressivo e non ti inseguirà a meno che non sia accerchiato. I pesci pietra sono maestri del travestimento nel mondo sottomarino, mimetizzandosi tra le rocce, i reef corallini o semplicemente confondendosi con il fondale marino. Prosperano nelle acque marine tropicali dell'Indo-Pacifico. Il loro superpotere dell'invisibilità li rende particolarmente pericolosi per le loro vittime, che tendono ad agguantare e ingoiare intere. Se qualcuno li disturba, le loro 13 spine dorsali si erigono e rilasciano un potente veleno. Si dice che le punture di pesce pietra siano estremamente dolorose e portino a conseguenze spaventose in pochi minuti. Sono considerati i pesci più velenosi del mondo. Se non si interviene, l'impatto può essere letale. Se dovessi immergerti nell'Oceano Pacifico, fai attenzione a non raccogliere una lumaca cono dal fondale marino. Ha un guscio bellissimo fatto di motivi marroni, neri o bianchi. Come la maggior parte delle lumache, è lenta, ma possiede un sistema complesso per cercare le prede. Ama mangiare pesci, vermi marini o persino altre lumache. Una volta che una lumaca cono avverte che il cibo è vicino, attiva una proboscide affilata, ovvero una protrusione simile a un ago, dalla bocca. L'attacco è rapido e super potente. La vittima non ha neanche il tempo di rendersi conto di cosa le stia succedendo. Una volta che è completamente incapace di muoversi, la lumaca cono la inghiotte intera. Gli esseri umani non sono nel suo menù, ma può ancora rilasciare il veleno se qualcuno la calpesta o la disturba. La proboscide può perfino penetrare i guanti. Per fortuna, solo poche delle oltre 700 specie di lumache cono possono togliere la vita a un essere umano. Ma dato che non esiste un antidoto, è meglio non rischiare. Tutte le 52 specie conosciute di serpenti marini, che vivono per lo più nelle acque tropicali calde degli oceani Indiano e Pacifico, sono velenose. Il serpente marino dal becco ha persino il titolo di uno dei serpenti più velenosi del mondo. Tuttavia, è uno dei pochi tipi che possono rappresentare una vera minaccia per gli esseri umani. I serpenti marini preferiscono una convivenza pacifica e sarebbero più propensi a scivolare via che a impegnarsi in qualsiasi confronto. Se dovessi mai vederli in acqua, resta calmo e muoviti lentamente. Potrebbe salvarti la vita. I morsi delle serpi marine, sebbene quasi indolori sul momento, possono avere effetti di vario grado. Alcuni possono causare solo sintomi lievi, mentre altri possono portare a conseguenze gravi. La maggior parte delle segnalazioni di morsi proviene da incontri accidentali, come qualcuno che li libera dalle reti o bagnanti inconsapevoli che li calpestano. I draghi blu raramente crescono più grandi della dimensione di un acino d'uva. Amano nuotare a pancia in su, così i loro blu più vivaci si confondono con le acque oceaniche e la parte anteriore argentea è rivolta verso il basso e si mimetizza con il fondale marino più scuro. I draghi blu si nutrono di un'altra pericolosa creatura marina e accumulano le loro cellule urticanti. Il loro veleno persiste anche dopo che il pesce stesso non è più vivo. Ecco perché dovresti essere estremamente cauto e non raccogliere o calpestare questi esseri sulla spiaggia.